Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: il celebre conduttore forse ha una nuova compagna. Le voci pensano che si tratti di un personaggio famoso. Ecco di chi parliamo. Attore, doppiatore e conduttore. Pino Insegno è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo. Purtroppo però sta attraversando un periodo decisamente poco roseo della sua carriera. Il lavoro non sta andando come dovrebbe andare. E in più l'uomo è al centro dell'attenzione per un gossip molto particolare. Durante gli ultimi mesi, Insegno è stato impegnato con la conduzione del quiz game Il Mercante in Fiera, in onda su Rai 2 da settembre a dicembre. Il programma è stato trasmesso nel 2006 per la prima volta, su Italia 1, sempre con la conduzione di Pino accompagnato da Ainette Stevens, nel ruolo di Gatta Nera. Il programma ebbe molto successo, ma non è stato più riproposto per 17 anni. Quest'anno hanno voluto riprovare a proporre lo show con un format molto simile. Ma sembra proprio che non stia riscuotendo il successo sperato, come quello della prima edizione. Si spera che quest'ultimo mese del programma vada meglio, che ci sia più share e molti più telespettatori sintonizzati su Rai 2. Come se non bastasse, il povero Pino si è trovato coinvolto in un gossip da cui difficilmente potrà uscirne. Il pettegolezzo che non lascia scampo. I paparazzi sono pronti a catturare qualsiasi prova che dia conferma alle voci messe in circolo dai gossip. Più precisamente, Alberto Dandolo, giornalista di Dagospia, ha diffuso la voce secondo la quale Insegno abbia intrapreso da pochissimo una relazione inaspettata. Inizialmente si parlava di profonda amicizia. Ma a quanto pare la relazione del conduttore del Mercante in Fiera si è spinta un po' oltre, assumendo un significato decisamente più passionale. Ma chi è la donna di cui parlano tutti? Non crederete ai vostri occhi. La donna in questione è Maristel Polanco, soubrette ed ex Olgettina che fu coinvolta nel processo Ruby. Si dice che la storia d'amore tra la ragazza e Pino Insegno vada avanti dal 2002, quando lei aveva solo 19 anni e lui era sposato con Roberta Lanfranchi. Maristel è stata accusata di essere il motivo principale della rottura tra i due, ma sia Pino che la sua ex moglie hanno smentito. Inoltre altri testimoni hanno confermato la loro relazione. All'epoca, la giovane soubrette frequentava Ilari Blasi e Aida Jespica, ed entrambe hanno assistito alla nascita della loro storia d'amore. Si dice che lui amava chiamarla Lacrima di Luna, soprannome ispirato da una pellicola cinematografica in cui la protagonista assomigliava molto a Maristel. Sembra che a distanza di anni, stia tornando del tenero tra di loro. Non ci resta che aspettare una conferma da parte dei diretti interessati.